I'ma put my gun to the ground. I can't shoot it anymore. That old black cloud's sinking down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knocking on heaven's door. Tina Grotta. Ciao bella, come stai? Ah! Hey, hey, hey. È in Italia da poco, ma ha già imparato tutto su come si fa con le italiane. Solo important, only the important words. Solo le cose importanti. Solo le cose importanti. Tipo, for example, which word did you... Gnocchi. Gnocchi. Birra. Birra. Quella no. Non si può dire questo. Però questo... Alessandra, io l'ho capita. Senti, ma dicevano che tu eri astemio. They say you didn't drink. I know, they say a lot of things. But hanno detto molte cose su di me. I'm from Detroit. And ma io sono di Detroit. The players on my team, e credo che i miei compagni di squadra riderebbero molto se sapessero su questo fatto che io sono astemio. Yeah. Quindi bevi molto? Bevi molto, sì. It's for la vita, for life. It's Alessandro, mi sembra che abbia soprattutto superato molto bene il trauma dell'esordio nel campionato italiano, l'Alas. Un esordio non proprio felice, non tanto per lui quanto complessivamente per il Padova. 32 anni dopo il ritorno in Serie A, una sconfitta abbastanza pesante contro la Sampdoria, 5-0, l'ha seguita la partita di Jacopo Volpi, poi torniamo a parlare con Alexi Lalas. Ah, sì, sì. Come on, come with me. Okay. We'll see this. Bene, ok. Andiamo a vedere insieme all'Alas la moviola. E certo, lo vogliamo, ce l'abbiamo qua. Su Sampdoria Padova, Carlo, prego. Sì. Volevo dire... Can you sit in here? Ok, bene. You have to sit here so you can see. Cool. From that shirt. Where am I looking? Ok, good. Allora, la moviola di questa partita. L'Alas aveva già conosciuto gli arbitri italiani durante il campionato del mondo. Infatti, in una partita con la Colombia, possiamo vedere le immagini. Ecco, questo era l'arbitro italiano. Partiva con la Colombia, gli era stato annullato questo gol che era regolare. Sì, è un arbitro italiano, dice lui. Ai, arbitro! Good goal, but... Era, buona rete. Regular, era un gol regolare e gliel'hanno annullato. Sì, gliel'hanno annullato, questo era un gol. Baldas. Come si chiama? Baldas. L'arbitro Baldas. Simpatico, eh? Baldas, invece possiamo andare avanti sui rigori di oggi. C'è un presunto rigore sul Lombardo, qui è Gabrieli che entra da Tergo sul Lombardo, però tenta di prendere il pallone, il contatto è involontario e sicuramente secondo me non c'è assolutamente fallo da rigore. Sentiamo l'opinione di Lalas. Do you think it was a penalty? No penalty. No, nessun fallo. Excellente difensore. Grande molto bravo il difensore. Grande. E adesso arriviamo al birigore, come ha detto. Entra, ecco, c'è questo scambio tra Maspero e Melli. Melli ha contatto con Rosa, il contatto avviene fuori area, poi Melli cade in aria. Nel frattempo c'è questo contatto sulla destra tra Lalas e Maspero. A me il contatto tra Lalas e Maspero mi sembra involontario, mentre il contatto col quale deciderà l'arbitro il calcio di rigore secondo me è quello tra Rosa e Melli. Contatto che avviene, diciamo, sulla linea e forse anche fuori. Non era un rigore il tuo? Che ci dice Lala? We're not playing at home, though. No, non direi proprio. We're not playing in Padova, we're playing in Sampdoria. Ah beh, certo. Dice che non giocavano a casa e giocavano
diciamo sul campo, campo della vittoria, anche se era campo neutro, e quindi dice che comunque gliela avrebbero dato contro. Questa è l'idea di Lala. I'm American, but I'm not stupid. Sono americano, ma non sono stupido. Come si dice fattore campo in America? Abbiamo terminato con la musica. Famoso fattore campo. Come sai come si definisce in americano? Penso che una spareggio è una partita sopra di tutti, non importante contro chi. Però adesso andiamo contro Genoa. Ancora. Fucking bullshit.